Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione a territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Per boutique di eccellenza dell'anno in diritto sanitario responsabilità medica, il premio va allo studio legale Scipioni. Per l'elevata competenza e professionalità dimostrate nell'ambito della responsabilità medica e sanitaria, assistendo così persone fisiche e strutture sanitarie grazie ad una puntuale consulenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito di malpractice medica. Fanno quindi questi dello studio un'eccellenza nel diritto sanitario. Complimenti. Avanti, 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 non abbiate paura che i nostri fotografi devono immortalare tutti questi momenti. Bravi, complimenti, buona serata. Alle Fonti Awards siamo in presenza di Massimiliano Scipioni, founder dello studio legale Scipioni. Qual è il focus dell'attività dello studio? Come si compone il vostro team legale e soprattutto anche l'organizzazione operativa sia all'interno che all'esterno dello studio? Allora, lo studio ha un focus specializzato nell'attività assicurativa e soprattutto responsabilità medica. Quello che tendenzialmente oggi viene definito come MedMal. Lo studio ha una componente fortemente specializzata in questo settore e assiste prevalentemente compagnie di assicurazione e strutture sanitarie. È composto da un team che opera sia su Milano che su Roma, composto da 6 avvocati e tutti specializzati in questo settore, e da queste sedi tendenzialmente opera su tutto il territorio nazionale coordinando tutti i collaboratori a livello locale. È composto anche da un supporto medico per quanto concerne le problematiche mediche e con questo fondamentalmente opera in sinergia in modo tale da trattare ogni pratica in un modo quasi sartoriale, in modo da concentrare ogni sforzo per ottenere il miglior risultato. Parliamo della legge Gelli Bianco. Qual è l'impatto di questa legge, la legge Gelli Bianco 24 del 2017, sulle compagnie assicurative e sulle strutture sanitarie assistite dallo studio, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale? Allora, questa legge è una legge che ancora per metà non è attuata e questo sta creando delle grosse problematiche. In quanto ci sono delle differenze a volte anche di interpretazione della legge da foro a foro e ovviamente questo crea un'incertezza nelle compagnie che devono ovviamente assicurare strutture sanitarie. Sono ovviamente date delle linee generali per cui la ritenzione del rischio e la struttura opera o in ritenzione o tramite compagnia di assicurazione, quindi molte volte è difficile anche riuscire a coordinare questo tipo di attività. Ogni volta che si cerca di dare una risposta non è sempre molto facile proprio perché ci sono ancora delle forti incertezze. Quello che si cerca di fare è di dare per le compagnie una risposta che possa avere un certo grado di certezza e soprattutto per le strutture dare una maggiore efficienza nella gestione della parte di rischio che tendono a ritenere. Quali sono i progetti che avete in cantiere per il 2020? I progetti che sono in cantiere sono relativi ovviamente a, da un lato, per quanto concerne le strutture, cercare di
dare una maggiore efficienza nella gestione proprio di questa legge e quindi della ritenzione, della parte di ritenzione del rischio, anche perché molte strutture non sono adeguate a poter gestirlo. Dall'altra parte cercare ovviamente sempre una maggiore specializzazione, questo ci porta da un lato a operare anche su eventualmente i contratti che le compagnie propongono agli assicurati e dall'altra parte cercare ovviamente di dare un supporto anche formativo in relazione alle nuove pronunce che sono costanti negli ultimi anni su questo tema.